Ciao a tutti, sono Antonio Susini e sono qua per presentare la nuova stagione teatrale del Teatro Reims. Innanzitutto due parole, accanto a me c'è Michele Fabbri che rappresenta la Namaste Teatro e io rappresento la nuova compagnia di prosa Città di Firenze e Fabio Baronti, che non è qua con noi, rappresenta la compagnia delle seggiole. E insieme c'è il presidente del quartiere 3, che è Alfredo Esposito. Cosa dire? Ecco, innanzitutto parliamo del perché questa stagione nasce. Nasce questa stagione in virtù del fatto dello sfruttamento di un teatro storico di Firenze, il Teatro Reims, e l'esperienza e la qualità che si uniscono in questo teatro di queste tre compagnie. Tre compagnie che provengono da una realtà altrettanto storica che io in qualche maniera, e non solo in qualche maniera, rappresento, che era il Teatro dell'Oriolo. A questo punto passo la parola a Michele Fabbri che vi spiegherà un attimino la stagione teatrale. Ah, buongiorno, buonasera, non so come andrà in onda, per cui la stagione teatrale è stata creata insieme ad Antonio e Susini cercando di trovare tutti gli spettacoli di qualità e che interessassero tutto il pubblico. Quindi avremo il teatro giallo, in modo particolare fatto da una nuova compagnia di prosa e dalla compagnia delle seggiole di Fabio Baronti. E poi avremo anche il vernacolo d'autore, cioè quello di Novelli, quello di Svetoni, quello di Vitali, cioè Gatton Cantina, e altri titoli, per accontentare proprio anche quella parte di teatro più popolare, ma in modo ovviamente sempre nobile e dignitoso. Quindi sono tre realtà che insieme collaborano per rilanciare il Teatro Reims e restituire la cittadinanza a un quartiere, un teatro grande a 880 posti con una, speriamo, una programmazione di qualità che riqualifichi il teatro e anche la zona. E per questo, proprio parlando di quartiere, abbiamo il presidente del quartiere 3, Alfredo Esposito, al quale... Sì. Allora, buongiorno, due parole solo per dire che noi siamo davvero contenti che appunto la proposta culturale del nostro quartiere si arricchisce con una nuova stagione teatrale al Teatro Reims. Il Teatro Reims ha una storia importante, è un teatro che è stato in passato un punto di riferimento per il quartiere di Gavinana, si trova proprio nel centro di Gavinana e quindi noi crediamo davvero fortemente che la sinergia che queste tre compagnie hanno costruito nel proporre un cartellone così bello di spettacoli possa veramente rafforzare e valorizzare molto l'attività culturale di questa parte di territorio. Noi dalla nostra parte cercheremo di fare il possibile con gli strumenti che abbiamo a disposizione per sostenerli, per supportarli e per fare in modo che questo teatro possa ritornare presto a essere il punto di riferimento culturale del nostro quartiere di Gavinana. Grazie. Grazie ancora, noi debuttiamo, la stagione debutta il 31 di ottobre fino al 5 di novembre con Camere da letto, di cui però passo la parola a... La stagione parte ora, sabato 31 ottobre, con Camere da letto di Alan Ayckbourn, un testo brillante, comico, veloce, inglese, e poi successivamente ci sarà degli spettacoli di Vernacolo, il Gatto in Cantina, spettacoli di qualità. Quindi io vi aspettiamo tutti a teatro per il nuovo input, la nuova linfa che il Teatro Reims potrà avere e spero che avrà. Grazie a tutti. A tutti buon divertimento, ma aspettiamo il teatro. Questa premessa la dico perché io sono particolarmente soddisfatto e contento di presentare questa nuova stagione del Teatro Reims. Si tratta sostanzialmente di una proposta culturale che si aggiunge a quelle che esistono nel nostro territorio, ma che secondo me, da come ho visto e da come il progetto parte, diventerà presto punto di riferimento del nostro territorio.
sede di Milano, dove c'è bisogno di rafforzare l'attività culturale, in particolare il teatro. Credo che ci vorrà anche poco tempo per, diciamo, radicare la vostra attività sul territorio, perché il Teatro Lens è già un teatro che in passato ha avuto una storia importante e che è legato al quartiere di Milano sotto tanti aspetti culturali ma anche sociali. Quindi io davvero sono contento di questo. Noi come quartiere cercheremo nella nostra attività di base di poter sostenere e supportare il più possibile il quartiere di Gravinano. Non so se sapete, ma ha una particolarità, nel senso che non esiste nessun teatro di proprietà pubblica, ci sono soltanto piccoli teatri. Federica Graziani che è arrivata, la presidente della Commissione Cultura, piccoli teatri che però propongono delle programmazioni di nicchia che sono sicuramente interessanti. Teatro Reis, Teatro Lumière, Teatro dell'Affaticamento, poi vabbè, ci vediamo di Montema, che sia anche del Comune. Quindi io credo che riuscire anche, no, a strutturare una sinergia, una collaborazione anche tra questi teatri per completare e costruire un'offerta culturale che sia molto evidente del quartiere di Gravinano è, diciamo, una scommessa che noi come istituzione in qualche modo ci poniamo. Con tanti di voi abbiamo già collaborato, in molte, in particolare devo fare una volta della compagnia del Sergio, perché come non ricordare che con noi ormai da 9 anni organizziamo la relazione di silenzio alla cercatura della Cruz. Quindi io chiudo praticamente dicendo che sono veramente molto contento che professionisti di qualità, come ho detto nel programma, si siano messi insieme per dare vita a questo nuovo progetto. Quindi io sono molto contento della offerta qualitativa aumenta fortemente e comunque siamo veramente contenti che il Teatro Lens possa ripartire con forza e ridare a uno dei punti di riferimento del quartiere quella capacità di coinvolgere la popolazione di cui secondo me c'è davvero bisogno e quindi possa davvero tornare a essere il punto di riferimento di Gravinano. Quindi noi questo cercheremo di dargli mano e adesso passo la parola al Presidente che ci racconterà più nel dettaglio questa nuova avventura. Grazie. Buongiorno. Più che nel dettaglio direi che questa nuova avventura la vogliamo raccontare per quello che proprio nasce. Innanzitutto per avere spunto da una cosa. Sono delle realtà che si mettono insieme per affrontare un'impresa che nel momento attuale la nostra società ha delle difficoltà, continuamente tutti gli altri, perché chi non imprese commerciali, il tentativo di piccola impresa culturale sicuramente è talentare. Io ringrazio il Presidente Spoglio perché è stato fin dal primo contatto entusiasta della nostra iniziativa e spero che questa iniziativa possa anche arrivare al territorio e portare la potere di Gravinano con un ulteriore scatto in avanti avendo l'offerta culturale, anche perché è nelle nostre corde, nelle nostre intenzioni, che già si può anche vedere dalla fine della nazione che abbiamo messo in piedi questa stagione e dal quale voluto dare un modo di pagare i caratteristici del teatro. Un tema anche soprattutto sul ritorno del giallo al teatro. Ora, quando si parla di giallo sicuramente il pubblico può utilizzare la critica raffinata, ma storici un po' la bocca perché spesso il giallo non è un teatro, non è considerato cultura. Però se me lo permettete, io credo che invece cultura e divertimento devono andare insieme e spesso non c'è cultura senza passione. Quindi io dico, no, la passione da cosa nasce? Spesso nasce da qualcosa che ci intriga, che ci prende dentro, che ci sovvenga le cose più profonde. E cosa c'è dentro?
noi siamo ingaggiati un testo giallo di questa cosa. Quindi io credo che la nostra idea di portare il giallo piano sia un'idea giusta, perché è bello pensare che in un racconto di misteri, di delitti, di situazioni diciamo al limite della normalità, poi alla fine tutto il teatro, il testo, si ricomposto, le cose non hanno posto, e quindi lo spettatore può avere quella sana soddisfazione di sentirsi appagato finalmente di qualcosa che normalmente invece da superare non succede, perché il teatro le cose normalmente della società è molto difficile. E questa cosa del teatro giallo secondo me è molto importante per il partire di Abbiardo, perché oltre ad essere una profeta sicuramente generalmente il combatto che abbiamo già affrontato del riferimento negli anni 2000 l'esperienza del giallo, lo stesso Abbiamo affrontato a fronte di quello diverso, Michele Fabio, la nostra ha un programma e ha idee molto importanti quanto riguarda il teatro giallo e tutti i suoi diritti. Quindi noi crediamo che la novità soprattutto, oltre al fatto che tre grandi realtà di teatro fiorentino producono teatro a Firenze, sia quello di portare anche un po' cosa nel mare in questa città, in questo momento, quindi un offerto culturale che vada a integrare quello che già c'è subito. Io vorrei dilungare altro su quelle che sono gli aspetti culturali, perché il mio mondo purtroppo è l'altra natura soprattutto. Ringrazio il Presidente, ringrazio il Presidente della Commissione di Cultura che ci ha fatto la cortesia di essere qui con noi, e quindi la invitiamo fin da adesso ai nostri spettacoli, al Teatro Renzo, a vedere come apriamo, a vedere quelle che sono diciamo, le nostre realtà, che in parte che già conosca, e vi lascio la parola. Grazie, Stefano, sì, giusto un saluto e sottolineare quanto ha detto la Presidente Esposito rispetto alla realtà dei quartieri, la situazione molto positiva del quartiere 3 in merito, perché da anni si è sviluppato veramente intorno a questa grande che diciamo per essere una naturale Firenze, veramente tutta un'attenzione di pubblico non solo da, perché prima erano anche di quartieri, hanno lavorato veramente le zone e tutto il pubblico esemplare, oggi sono dati, come si dice spesso, che adattano il loro raggio d'azione, non solo con tanti compagni di piccolo, penso io, ma in un'ottica di città metropolitana, diventano quel tessuto prezioso della cultura fiorentina in tutta la sua accezione, quindi città più ampia. Quindi grazie a loro che avete fatto. Io ho fatto una ronda particolare di attenzione al Teatro Renzo, essendo cugina di Adelaide Fuori, quindi arrivando perché scomparsa da poco, è stata veramente una colonna di teatro, ce l'ha fatto vivere ragazzi in maniera particolare, veramente con grande trasporto, come era lei esuberante, attrice, regista, maestra, ci aveva tutto. Veramente ha sempre avuto un grande riconoscimento del quartiere e anche a lei stesso, e penso proprio che l'azione che voi andate a proporre oggi, quindi essere vicino alle persone, vicino a non solo sempre mai abbastanza, perché i ragazzi oggi
opere in modo più esplorato, il fatto che sia stata avvicinata al computer, quindi grazie anche per questo prezioso memoria e tesoro del nostro radice. Bene, grazie a te Giuliani, per i direttori di presentare ognuno per la propria parte. Dipende dalla storia dell'architetto esistente, che era un porto della Rai Porto, qui davanti a Lecce, la Repubblica, che ha citato proprio Benissimo Materassi, e la Repubblica Reanati, che a Renzi ci sono stati tanti anni, e questa è la compagnia, c'è stata una compagnia di Giovanni Annini, che direi che non è Giovanni Annini, si chiama, non c'è bisogno di nessuna presentazione. Quindi senz'altro, ecco, il caso Giacomo, che c'è con il presidente Brandini, con quelli della Pena, anche appunto è cultura anche il dato per parlare quanto fatto in modo con qualità e quanto gioco che sono belli, sicuroni, in altro di c'è il bellato, come si dice noi no, quelle donne. Si spera insomma all'altezza per tanti anni, però appunto questa premessa alle cose, Giovanni Nannini, alle previsioni, quindi ci parecchi, Serbini, Andrea Nanni, insomma, personaggi importanti, ma sarà stata la Valeria Dice, secondo me era una storia, la città, perché io più di chiunque, più di chiunque il caso, quindi è ed è un ricordo. Grande discorso, ma la Lenza anche per Adriano, sono stato un po' tanti di abbiamo anche Adriano, però la stagione è una stagione pari, che volevamo dire all'intero quartiere, una stagione pari, quindi non solo il dato giallo che si spiegherà meglio in solito Susini, ma anche il dato quello di Fabio Barone, la compagnia delle serie già le Paolo. Però fa spesso del tavolo, adesso non c'è i modi museali, ovviamente teatrali, però dove la parola nel senso di cose del termine, prende un'importanza, un significato preponderante rispetto a altre comparti, insomma, altre situazioni. Quindi è un rapporto di grande qualità e siamo molto bravi. Io vorrei fare una sorpresa, un po' l'accento sulla nuova associazione, siamo proprio una parte, perché la nostra provenienza, in qualche maniera, nel nostro DNA, esiste anche il teatro del Periodo, che è il Periodo, che ha fatto teatro per tantissimi anni, che ha chiamato come padre, Gino Susini, da mia madre, che si è iniziato, diciamo, tra i due nuovo, ma anche la nostra famiglia. Quello che noi ricordiamo, insieme alle altre compagnie, non a caso, con la Nubi, era all'interno della compagnia dell'Oriolo, noi facevamo spettacolo. E Michele era anche lui all'interno, perché diceva fin da piccolo il Rai, con un maggio, quindi era anche integrante e parte integrante della storia. Quello che sull'accento sul quale vorrei porre questa nuova nascita è che non è una nascita ma è una rinascita. Noi vogliamo riportare un certo di teatro, un certo di cultura, di pensiero, di parlare a Firenze. Queste tre compagnie non possono fare perché hanno caratteristiche. E nello stesso momento il teatro Renz ci può ospitare perché è un teatro che ha delle grandissime capacità, delle grandissime potenzialità, perché è un teatro che ha un parcheggio davanti e oltre, per esempio, parlo di post-traffico, no? Per esempio, non sono nel centro, che hanno dei problemi di parcheggio, quindi non lo hanno portato, ha un carico scarico immenso con qualsiasi teatro di serie A, cioè di questo. Quindi, tutte le problematiche sono buone per poter farvi vivere anche attraverso qualche tutto il stesso, qualche cosa che veramente io mi seguo da una vita, che è veramente la cosa che ha voluto essere chiuso per me è stato.
stella nel fiamma, si stella nel cuore, non solo per noi, ma per tutti i cittadini. Ecco, io vorrei che veramente si identificasse, si chiama con qualche cosa che fa nascere questa storia. Quindi lui vuole poi parlare con noi di questo. Devo andare. Grazie a tutti, Antonio, Michele, Luciano e tutti voi, e invitiamo ad andare. Grazie.